È un po' un viaggio geografico e sentimentale nella Sicilia. Geografico perché io sono siciliano di Palermo e quindi ritorno sempre alla mia terra. Sentimentale perché sono molto legato a Palermo, alle sue tradizioni, alle sue bellezze. E l'opera dei Puppi è una delle tradizioni più sentimentali. Un tempo non c'era la televisione e l'opera dei Puppi era per il popolo palermitano quello che per oggi sono le telenovele. Figuriamoci che l'Opera dei Puppi ha fatto ogni sera faceva rappresentazioni che sono durate fino a 392 puntate e si raccontava le storie dei paladini di Francia, storie di amore, canzoni, storie di guerre che oggi hanno ancora un valore attualissimo. C'era un grande rispetto tra i guerrieri pagani e i guerrieri cristiani e quello che trionfava era sempre l'amore perché chi era musulmano si faceva cristiano per amore e chi era cristiano si faceva musulmano sempre per amore. E quindi è questo che trionfa, e trionfa l'amore, e trionfa il rispetto tra i popoli e le persone. La mostra, secondo me, ha avuto un ottimo successo perché parecchia la nostra clientela si sofferma, fa dei commenti che sono tutti quanti positivi da quello che ho potuto constatare e apprezza veramente lo stile che diciamo particolare e unico dell'artista. Di conseguenza, ben vengano queste iniziative e speriamo di continuare.